Allora, buongiorno a tutti. Questa relazione doveva essere tenuta a due voci. Il mio collega non lo vedo ancora in sala perché ha avuto un impegno urgente. E comunque vorrei dire che farò tanto da solo. Sì. Dunque, intanto l'analisi delle risposte può essere anche un po' presuntuoso, nel senso che non è un'analisi completa, è un'analisi, per così, una prima analisi, come sarà definita in termini generali. D'altra parte, le difficoltà anche di una lettura di un questionario che non è stato progettato da chi ha poi fatto l'analisi comporta problemi specifici di cui adesso non è il caso di parlare per la estrema ristrettezza dei tempi che abbiamo, anche se mi è stato detto che c'è un minimo di elasticità, ma non tanto, non vi preoccupate. Però appunto, dati i tempi ristretti, qui si riuscirà a fare una panoramica abbastanza veloce e a toccare alcuni punti problematici che mi sembra opportuno segnalare. Già il collega Steri ha spiegato molto bene la struttura del questionario. Io mi limito ad aggiungere alcune cose. Il questionario io lo vedo strutturato in quattro parti, poi, perché le tre macro aree, le tre parti previste dal modello ANAC, che sono quelle costituite da scale di Likert, su cui adesso torneremo, è la parte appunto standard. Poi diciamo, la nostra amministrazione ha aggiunto una ulteriore parte sulla quale farò qualche accenno soltanto. Le prime tre macro aree, appunto, come è stato già detto, sono articolate in una serie di sezioni costituite fondamentalmente da scale di Likert. Scale di Likert sono delle scale inventate appunto da Rensis Likert, questo psicologo sociale, anche grande studioso di organizzazione, dagli anni 30, pensate, insomma, si tratta di cose di abbastanza qualche tempo fa, ma che ancora conoscono un'applicazione molto forte nella ricerca sociale. Sono costituite fondamentalmente da una serie di elementi sulle quali poi, elementi che sono proposizioni, frasi, items, come vengono definiti, sulle quali ciascun rispondente deve esprimere il proprio giudizio. Che va, io l'ho riportata qui temendo che magari non sarebbe stata presentata, una scala che va dal totale disaccordo al totale accordo, una scala a 6 gradienti, cioè 6 valori, da 1 a 6 appunto. Ecco, forse tra parentesi, un piccolo difetto che si può attribuire alla presentazione del questionario in rete è la mancanza di una possibile ipotesi di spiegazione del significato di ciascun punto. Questo avrebbe reso un pochino più semplice la compilazione, però questa è una parentesi che chiudo subito, non voglio dilungarmi. Fra l'altro, scusate, la scala Likert non necessariamente a 6 gradienti, può essere a 4, come è stata fatta nella precedente sperimentazione, può essere a 5 con l'elemento intermedio, può essere a 7. Diciamo, quelle più utilizzate sono tra il 5 e il 6, ultimamente perlomeno. Anche da 10? Ah, bene. Diciamo, quella già la vedo più verso una cantril come scala. Allora, come abbiamo operato? Io e il mio collega è Cristian Mastrofrancesco, che non è ancora venuto, poi con la collaborazione di due colleghe del nostro servizio, che sono Carolina Lonigro e Alessandra Luzzi. Comunque appunto abbiamo lavorato in questo modo. Intanto è stata effettuata una conversione dei punteggi relativi ai singoli item, operando verso una, come dire, unicità della direzione semantica del giudizio. Quindi c'è stata una inversione dei punteggi relativi agli item che hanno una polarità semantica negativa. A quel punto significa che l'1 diventa il 6, il 2 diventa 5 e così via. È stata svolta un'analisi di affidabilità di ciascuna scala, che è costituita dalla sezione del questionario.
Adesso non, purtroppo non ho un'immagine beh, vediamo in seguito comunque con l'illustrazione dei singoli, delle singole macro aree, che cos'è una sezione, in effetti, una scala. Diciamo, è stata verificata l'affidabilità di queste scale, così come ci sono state consegnate dagli estensori del questionario, e l'affidabilità ha dato risposta sostanzialmente positiva, con qualche problemino sulla prima, cioè sulla A, che è quella che al test di affidabilità ha dato una sufficienza, ma non un livello decisamente buono. Comunque, diciamo, è andata. E poi è stata svolta un'analisi dell'andamento di ogni singolo item, cioè considerato come se fossero tutte domande anche di per sé autonome, attraverso un'analisi della distribuzione di frequenza. È stata calcolata la media e la deviazione standard per ciascun item. Abbiamo anche operato una sintesi dell'informazione contenuta in ciascuna sezione, calcolando la media dei punteggi espressi da ogni singolo soggetto su tutti gli item costitutivi della scala. È stato fatto appunto un indice sintetico di scala che è dato dalla media dei punteggi appunto che sono stati attribuiti a ogni singolo item. È stata fatta anche un abbozzo, ma minimo, di bivariata, analizzando la distribuzione congiunta di singoli item e degli indici di sintesi della scala con le variabili strutturali ampliate dall'intervento dell'OIV, che hanno introdotto appunto un'articolazione maggiore delle variabili strutturali, soprattutto per quanto riguarda la qualifica, che si è rivelata variabile discriminante. Per semplificare, e anche per i numeri poi, per questo tipo di analisi della distribuzione congiunta è stata semplificata le modalità di risposta degli item in positivi e negativi, cioè accorpando per quanto riguarda i singoli item i punteggi dall'1 a 3 con le modalità negative, diciamo, tra virgolette, e da 4 a 6 quelle positive per quanto riguarda i singoli item. Per quanto riguarda l'indice di scala, è stato messo come elemento, diciamo così, di differenziazione il punteggio intermedio dell'intervallo teorico di variazione della scala, che varia da 1 a 6, ma appunto quello intermedio è 3,5, cioè minore o uguale a 3,5 abbiamo considerato un giudizio negativo e maggiore giudizio positivo. E questo ha consentito di fare quelle valutazioni. Oh, dunque, qui passiamo alle macro aree. La prima macro area, che è quella più completa, più complessa, anche più importante, se vogliamo, sul benessere organizzativo. Vedete questi colori che sono posti al lato delle singole sezioni, delle singole scale che costituiscono il concetto di benessere organizzativo. Vedete il verde, vedete il rosso e vedete anche il giallo. Noi abbiamo suddiviso, che è ovviamente un atto arbitrario, abbiamo detto che fino a 3,5 compreso abbiamo un giudizio negativo, abbiamo un giudizio moderatamente positivo, da maggiore di 3,5 fino a 4 compreso, e positivo maggiore di 4 come valore, questo indice sintetico di scala. Per quanto riguarda il benessere organizzativo, appunto, nel complesso abbiamo un giudizio sostanzialmente positivo in ordine decrescente per quanto attiene a sei temi che equivalgono alle sezioni o alle scale, quindi al tema delle discriminazioni, vuol dire che discriminazioni non ce ne sono, c'è cioè un giudizio positivo nel senso che non sono registrate discriminazioni. La sicurezza, salute, stress da. Ah sì, beh, questo sì, si dovrebbe. La collega Diana ha giustamente detto il fatto del percepito. È chiaro che ci rivolgiamo sempre a ciò che è percepito dai rispondenti, fra l'altro. Ecco, io non parlerei di popolazione, ovviamente, ma neanche di campione rappresentativo, perché c'è stata un'autoselezione a causa della. Come dire, chi non ha voluto non l'ha compilato, quindi noi potremmo avere anche risultati diversi. Quindi non si possono fare inferenze su tutta la popolazione. Quindi è un campione non rappresentativo, noi ci riferiamo ai rispondenti. Dicevo, sicurezza, salute, stress da lavoro, soddisfazione sul lavoro, senso di appartenenza, rapporti con i colleghi, ecco, e da ultimo immagine dell'amministrazione che è in giallo, in effetti, perché c'è qualche problemino, insomma, diciamo così. Giudizio invece sostanzialmente negativo relativo a tre temi, che sono sempre in ordine decrescente: carriera e sviluppo professionale,
contesto del lavoro, equità nell'organizzazione, che non a caso sono in rosso in questa rappresentazione grafica. Andando a vedere, ma qui devo accelerare, immagino, perché vedo che ho già preso troppo tempo, la prima delle scale, la scala sicurezza e salute sul luogo di lavoro, stress e lavoro correlato. Qui in effetti ci sono anche più dimensioni che sarebbero uscite fuori. Noi qui la consideriamo sempre come unitaria. La media dell'indice sintetico è 4,6, vale a dire è positivo sostanzialmente. Però, pur nell'andamento per lo più positivo dei singoli item, abbiamo la presenza di alcuni segnali di avvertimento. Per esempio il 34,4% avverte situazioni di malessere, che poi saranno trattate, il tema del malessere sarà trattato abbondantemente nella relazione delle colleghe che seguiranno. Lo stesso 34,1% è insoddisfatto del luogo di lavoro, quindi anche cose un po' strane se vogliamo. Il 31,5% dichiara di aver ricevuto poco o per nulla informazione e formazione su prevenzione e protezione in materia di rischi sul lavoro. Il 28% ritiene poco per nulla rispettato il divieto di fumo, addirittura c'è un 22,4% che ritiene poco sicuro il proprio luogo di lavoro. Che è una, insomma, non è una cosa tanto tranquillizzante. E per quanto riguarda la B, io qui sarò ancora più rapido perché la B è ancora più marcatamente positiva, lo testimonia la totale presenza del verde, ma con punteggi che si avvicinano al 6, che è la soglia massima teorica. E con una media del 5,3. È da segnalare una cosa però, che il 16,8% dei rispondenti segnala la presenza di ostacoli alla valorizzazione sul lavoro legati all'identità di genere, quindi l'item B04, con un'accentuazione però nel sottoinsieme femminile del campione, che per il 21,6% si esprime con un giudizio negativo, mentre si riduce al 9,9% tra gli uomini. Beh, ecco, siamo medi. Qui è una percezione che forse si rifà a un qualcosa di, a una sottostante realtà. E qui cominciamo un pochino, c'è qualche dolente nota. L'equità. L'equità è, abbiamo un indice al di sotto della sufficienza, l'indice medio. E se andiamo a vedere tra gli item c'è una... Scusate. Diamo un po' d'acqua. Ah, grazie. Facciamo un'azione positiva. Sì. Un po' d'acqua. abbiamo alcune di queste voci che contribuiscono in maniera più rilevante all'accentuazione della negatività. Qui abbiamo una media di 2,8 per ritengo equilibrato il modo in cui la retribuzione viene differenziata in rapporto alla quantità e qualità del lavoro svolto. Il 67% seleziona modalità da 1 a 3, ma la cosa da sottolineare è la relazione significativa con la qualifica, cioè presso i tecnologi la quota sale al 74,3%. Lo stesso processo lo abbiamo con la CO2, che non è il biossido di carbonio. Ritengo che C02, scusate, ritengo che vi sia equità nella distribuzione delle responsabilità. Qui l'equità non c'è per il 56,3%, ma presso i ricercatori la quota sale al 72,4% e presso i tecnici scende al 45,6%, cioè i tecnici si ritengono più equa la ripartizione, appunto, la equità nella distribuzione delle responsabilità. E un punto ancora più dolente è sulla carriera e sviluppo professionale. Qui abbiamo un 2,8 di media generale, la cosa che io voglio evidenziare è la D02. Carriera legata al merito, qui vedete, è evidente di per sé il grafico, senza bisogno di grandi commenti. Vedete, avevo forse qualche osservazione. Sì, dunque. E qui, appunto, senza bisogno di grandi commenti, vedete che c'è decisa percezione che la carriera è assolutamente svincolata dal merito, e così anche la chiarezza del percorso professionale è veramente oscura per moltissimi, cioè, quindi un percorso professionale chiaro non visto dalla maggior parte dei soggetti rispondenti. Un diverso risultato ci dà l'analisi degli item che riguardano il lavoro.
Naturalmente c'è un grande ottimismo, una percezione molto positiva delle proprie competenze, vedete qui dal grafico sulla sinistra, in linea di massima l'andamento è coerente con questa percezione. Un pochino più di limitazioni invece di questo senso di realizzazione viene dato appunto dalla risposta specifica alle 0,5, per cui abbiamo una distribuzione un po' meno netta nella direzione positiva e qualche elemento di negatività, cioè questo un pochino limita questo, la rappresentazione generale del proprio lavoro. I colleghi, ecco, i miei colleghi, qui ci sono due andamenti diversi. Pur nella media leggermente positiva che sia dell'indice di scala, per cui poi appunto anche questo porta nella distribuzione dell'indice persona per persona, avere sempre una maggioranza che si esprime in modo sostanzialmente positivo, andando ad esaminare gli item abbiamo le modalità positive presenti soprattutto laddove si parla di relazioni dirette tra le persone, cioè relazioni umane. E un pochino meno, anzi direi molto meno, per le questioni che implicano l'organizzazione, che hanno qualcosa a che vedere con l'organizzazione. Vedete qui F02, mi rendo disponibile per aiutare i colleghi, e qui c'è la risposta totalmente positiva. Invece, quando si chiede se l'organizzazione spinge a lavorare in gruppo e a collaborare, e qui vediamo che l'andamento è più tormentato, è più contrastato. Abbiamo più o meno un'equivalenza fra le due parti. Il contesto del lavoro ritorna negativo soprattutto per quanto riguarda gli aspetti relativi agli investimenti sulle persone da parte dell'ente, che sono percepiti più negativamente. E quello che io adesso mi limiterò a sottolineare è la differenziazione significativa in relazione alla qualifica d'appartenenza. Vedete qui in questo diagramma a barre, dove si vede che chi vede in maniera più negativa il fatto che l'ente si spenda per investire sulle persone, sulla loro crescita, è visto in maniera estremamente negativa soprattutto da parte di ricercatori e di tecnologi, anche gli altri, qui abbiamo una predominanza del giudizio critico, però prevalentemente in modo più accentuato, in maniera significativa, da parte dei ricercatori e dei tecnologi. Per il senso di appartenenza, il senso di appartenenza è discreto, si può trarre un senso di un discreto senso di appartenenza all'istituto. La media dell'indice aggregato è maggiore della soglia che avevamo stabilito, è anche maggiore della soglia gialla, quindi è un verde, diciamo così, però con qualche problema anche qui, nel senso che c'è un senso di appartenenza positivo, che però è in parte messo in discussione, a mio parere, dal fatto che c'è una quota consistente, che è pari al 37,8% di persone che, questa parte qui, che comunque se potesse cambierebbe ente. Perché in questo caso il grafico è rimasto nella forma originaria, cioè non è stato invertito nei punteggi, per cui qui abbiamo i punteggi positivi in questo caso e qui abbiamo i negativi, mentre qui si mantiene l'altro andamento. L'altro andamento, anche che comunque vedete, anche se qui i valori e i comportamenti praticati nel mio ente sono coerenti con i miei valori personali, quindi abbiamo avuto anche qualche dubbio sul significato di questa cosa, però non voglio entrare nel merito dell'item, forse bisognerebbe provare a formularli in maniera più autoreggente, come dire. Qui abbiamo una quasi equivalenza delle due parti, cioè qui abbiamo un 47,3 sulla sinistra, le prime due modalità, e un 52,7 sulla destra, cioè il lato del positivo. E notate bene che è un moderatamente positivo il valore modale, il punteggio 4, diciamo, io lo interpreterei come un moderatamente positivo nella scala di Likert. L'immagine della mia amministrazione è sostanzialmente buona, anche se non con un punteggio entusiasmante. Non ho riportato qui il grafico, ma c'è una diminuzione delle risposte positive man mano che si passa dall'immagine che all'ente presso i miei familiari, diciamo così, e quando si arriva alla gente in generale, che è probabilmente a ricondurre al fatto che tra i rispondenti è diffusa l'idea che l'ente stesso abbia un bisogno notevole di farsi conoscere meglio attraverso canali mediali, soprattutto attraverso i mezzi di comunicazione di massa.
Passando alla parte, alla seconda macroarea e alle altre macroaree, qui vedremo molto rosso presente, cioè il grado di condivisione del sistema di valutazione delle prestazioni. Abbiamo appunto un giudizio non entusiasmante, non certo positivo, sia sull'organizzazione, sia sulla valutazione delle performance, sia in generale sul funzionamento del sistema. Accelero un pochino. Per quanto riguarda l'organizzazione, vedete qui, profondo rosso, diciamo dal 2,4 conosco le strategie della mia amministrazione. Qui c'è anche una cosa curiosa, qui abbiamo un punteggio di 2,4, ma la cosa che diciamo, intanto ci colpisce è che c'è una connessione significativa con le qualifiche, come al solito. Cioè l'83,8% dei tecnologi e l'87,2% dei ricercatori non è, non giudica positivo questa, non dà un giudizio positivo, non conosce, in pratica dice non conosce le strategie della propria amministrazione. Ma la cosa che è ancora più sorprendente è che seppur esiguo campione autoselezionato dei dirigenti, si esprime con 5 a 3 in questa direzione. Cioè praticamente 5 dirigenti su 8 dicono che non conoscono le strategie della propria amministrazione. Questo ci ha un po' colpito a noi come lettori dei dati. La stessa cosa si ha con condivido gli obiettivi strategici della mia amministrazione. D'altra parte è comprensibile, dopo aver visto che non li conoscono, il condividere non è possibile se non si conosce. Ma passiamo rapidamente agli altri. Le mie performance, anche qui abbiamo un giudizio sostanzialmente negativo, con una differenziazione qui illustrata quella relativa alla chiarezza degli obiettivi e risultati attesi dall'amministrazione con riguardo al mio lavoro, dove qui vedete, mentre c'è per quanto riguarda non so se si legge, gli amministrativi, i tecnici che sono questi, con la freccetta si riesce a evidenziare, sì, amministrativi, gli stessi ricercatori e i dirigenti esprimono un giudizio sostanzialmente positivo, cioè sono chiari gli obiettivi con riguardo al proprio lavoro, mentre per i tecnologi c'è un giudizio decisamente negativo. No, ma anche i ricercatori, scusate, ho letto male, ho visto anche i ricercatori, però ancora più i tecnologi, ancora più i tecnologi. Ah, sono andato troppo avanti. Per quanto riguarda il funzionamento del sistema, lo stesso, abbiamo qui un grado di soddisfazione negativo, non sì, ho finito, quasi finito. Praticamente sono alle ultime diapositive, è che non leggevo bene questa cosa. Beh, qui abbiamo la media che è del 2,7, già abbastanza autoevidente. Faccio notare che c'è un 2,0, la mia amministrazione premia le persone capaci che si impegnano, che fa da pandan con l'altra affermazione che avevamo già commentato prima. Qui c'è anche un giudizio critico sull'illustrazione del sistema di valutazione delle performance, i risultati della valutazione mi aiutano a migliorare, ma forse anche perché ci sono un coinvolgimento limitato delle persone. Il terzo punto, valutazione del proprio superiore gerarchico. Qui in termini generali noi abbiamo un giudizio abbastanza positivo, nel senso che anche se c'è l'area gialla, perché da una parte il proprio superiore gerarchico viene giudicato come figura tecnicamente competente ed è abbastanza diffusa e unanime, che è poi sostanzialmente propenso ad ascoltare e comprendere le necessità e i bisogni del dipendente, però si trova un po' più in difficoltà quando si tratta di esercitare il proprio ruolo gestionale, manageriale e quando deve affrontare criticità e conflitti. Andando nella sezione O, che articola questo, e sono le ultime due, abbiamo quasi finito, vedete l'indice qui è più positivo, anche se ci sono quei due punti in rosso, che e quelli che toccano l'organizzazione, cioè gli aspetti manageriali, mi aiuta a capire come posso raggiungere i miei obiettivi, riesce a motivarmi a dare il massimo del mio lavoro, mentre per quanto riguarda la relazione umana è tutto estremamente positivo, è verde, diciamo. L'ultimo punto delle scale riguarda il mio capo e l'equità,
L'agisce in equità è una posizione intermedia, un giudizio controverso, appunto il P01 e il P02, e sulla capacità di gestione dei conflitti. Invece il P04 esprime quella stima che abbiamo già sottolineato sul piano sia della competenza che del valore personale. Un ultimissimo punto riguarda la macroarea 4, cioè quella aggiunta. Io non parlerò delle priorità perché non ce n'è il tempo, ma tornano anche con quel che si dirà tra poco. Mi riferisco alla domanda aperta, la numero 17, e qui concludono molto rapidamente. Ci sono stati 104 rispondenti, vale a dire poco più del 16% del campione complessivo. Noi abbiamo svolto un'analisi, si è costituito un corpus testuale, è stata svolta un'analisi del contenuto, una primissima analisi del contenuto, e ha portato a individuare tre tipi di osservazioni, considerazioni e suggerimenti. Una prima di valutazione complessiva del questionario, su cui non dirò niente, cioè nel senso che se il questionario era una priorità, se è fatto bene, se è fatto male, dei giudizi sull'operazione rilevazione. Il punto che abbiamo chiamato, l'area che abbiamo chiamato B, sono suggerimenti, osservazioni, considerazioni che non sono contemplati esplicitamente nel questionario. Poi, come vedremo, li riporto nella diapositiva prossima e sono in nota sotto. Chi vuole invito a leggere il testo. Il punto C, che invece fanno riferimento alle voci e alle sezioni costitutive del questionario, che sono state oggetto di codifica e anche di conteggio delle occorrenze di ciascuna. E qui, ecco, va detto che, e qui concludo, tra le osservazioni del tipo B, cioè quelle nuove rispetto a quelle che sono le proposte interne esplicite, e quelle del tipo C, cioè classificate e ordinate sulla base delle occorrenze, noi abbiamo fatto una tabella che troverete nel rapporto, è possibile evidenziare dei riscontri, dei reciproci punti di congiunzione. Cioè, una delle cose del punto B era la scarsa trasversalità dei dipartimenti, che era molto ricorrente, corrisponde con il primo posto nella C all'inadeguatezza della circolazione delle informazioni all'interno dell'ente, che abbiamo visto già negli item, e al terzo la percezione che l'organizzazione lo spinge a lavorare in gruppo e a collaborare. Poi la nebulosità del ruolo istituzionale dell'ente, esplicitamente detto da qualcuno al di fuori dello schema, appunto categoria B, e corrisponde al secondo posto, in C, la segnalazione che molti dipendenti non hanno ben chiare le strategie dell'amministrazione. Ultimo punto, la mancanza di una chiara caratterizzazione dell'istituto, corrisponde con un decimo posto, sempre quindi fra i primi, proposte di intervento per incrementare la chiarezza degli obiettivi e dei compiti. Esigenze che fanno da pendant con altri aspetti ritenuti problematici dai rispondenti alle risposte aperte o carenti, vale a dire carenze nella formazione e l'aggiornamento del personale, che stanno al quinto posto, e valorizzazione del personale, sesto posto. Qui mi fermo, scusatemi per avermi dilungato un pochino, grazie per l'attenzione.